Buongiorno a tutti, saluto tutte le autorità, il signor prefetto, dottoressa Rita Stendel, il presidente della provincia, anch'io ringrazio il presidente dell'ANPI e don Giuseppe che celebrerà la cerimonia religiosa. Per me, come nuova amministrazione, è il primo anno che partecipo da sindaco e partecipo con emozione e commozione a una giornata importante, un ricordo importante dove tutti noi dobbiamo onorare quotidianamente il ricordo di questi giovani ascolani che qui a San Marco hanno, nel Colle San Marco hanno perso la vita per dei valori, degli ideali di democrazia, di libertà, di pace, e quindi dobbiamo ricordarli quotidianamente. Da sindaco mi sento di dire che bisogna come istituzioni non dare mai un colore politico, perché i morti non hanno colore, ma hanno il colore di aver difeso la propria patria e la propria città e le proprie terre. Quindi dobbiamo ricordarli, e questo è l'invito che faccio a tutti i ragazzi, di non ricordarli solo in questa giornata, ma ricordarli quotidianamente. E quindi l'impegno deve essere quello di studiare la storia, perché quello che noi siamo oggi, quello che la nostra città oggi rappresenta, è quello che la storia ci consente di aver trasmesso, ma soprattutto quello che anche quelle vite perse, quelle giovani vite perse, hanno consentito che oggi la nostra città venga rappresentata anche da quella difesa, perdendo la propria vita per difendere dei valori di pace, come dicevo prima. Quindi io da sindaco dico che questa amministrazione si impegnerà quotidianamente a difendere e a ricordare quelle morti come medaglia d'oro al valor militare, attività partigiana. Onoreremo, ci sono tante vie e tante piazze intitolate in ricordo ai caduti, noi le onoreremo con la nostra attività amministrativa e insieme alle altre istituzioni come questa giornata. Quindi grazie e buona giornata a tutti.